chiamo Marco Rubatto, sono un ingegnere, nella vita ho studiato ingegneria, ho collaborato per quasi una decina d'anni nel sociale batteria, come amministratore in una cooperativa sociale dove la nostra utenza era la disabilità mentale medio grave. E da una decina d'anni a questa parte, leggermente meno, io faccio Aikido per professione, faccio Aikido e insegno meditazione, conduco dei gruppi di meditazione. Da qualche anno a questa parte hanno, ahimè, mi hanno dato l'annoso compito di portare avanti il settore Aikido federale, strutturare un po' questo campo che in Italia non stava messo bene e che adesso stiamo cercando in qualche modo di rilanciare con delle prospettive che a mio giudizio siano perlomeno attuali. Però io non vi dico tante cose, così poi magari riusciamo a parlare un po'. Quello che vi dico è che sicuramente se noi siamo un iceberg, c'è qualcosa di me che so che c'è, e c'è qualcosa di me che c'è ma che non so che c'è, ok? E quindi c'è la parte, molte dipende poi da quale scuola di psicologia e quindi di quale indirizzo psicologico si tratta. Io per esempio ho studiato analisi transazionale, l'ho anche praticata un po'. Qui siamo in una scuola adleriana che ci ospita, tra il pubblico c'è chi fa psicosintesi, ciascuno può avere una sua mappa del territorio, neanche è detto che coincida per tutto, a chi se ne frega. Si sta cercando di capire come è fatta la coscienza umana e non è che c'è qualcuno che ci dice quanto pesa o quanto è lungo, quindi ognuno fa degli schemi e poi quando vede che le cose funzionano corrobora lo schema, e quando vede che lo schema non funziona, se è intelligente cambia lo schema, se invece è idiota si incavola perché vede che lo schema non funziona. Poi facciamo parlare sia questo, come quando adesso parla la mia bocca, sia questo. Infatti la maggioranza della comunicazione è assolutamente non verbale. Figuratevi quando c'è un conflitto, per esempio fisico, come nelle arti marziali giapponesi, e beh, quello che parla durante il conflitto non è quello che so, è quello che so, quello che penso di sapere, e anche la parte che so che non so e che viene fuori, quindi le mie paure, la mia stessa definizione di vita quando la mia vita viene messa in pericolo. Perché tutto la mia, diciamo, il mio sistema di credenze è nel momento in cui io vedo la morte in faccia, e lì devo capire, ma cosa faccio? Mi difendo dal tizio che mi punta un coltello e se mi va male non vedrò mai più mia madre perché sbaglio il colpo? Oppure gli do il portafoglio e dico vabbè, però torno a casa. E questa cosa qui devo deciderla. In una frazione di secondo mi vedo la vita passata davanti. No? Quindi questo è un ambito molto provante ma molto scoprente contemporaneamente di tutti gli aspetti di me che manco conosco. Allora, siccome l'Occidente e l'Oriente tendono a essere un po' duali, un po' come se il pianeta Terra fosse diviso in emisfero destro e emisfero sinistro del cervello proprio, e quindi l'emisfero sinistro è quello razionale, il destro è quello empatico, emotivo. Supponiamo che il nostro pianeta sia un gigantesco cervello, a noi è toccato il raziocinio e dall'altra parte è toccata l'empatia. Quindi andare a pescare nella tradizione orientale, per esempio, significa fare sintesi, non fare analisi. Noi facciamo analisi, loro fanno sintesi, che sono due movimenti opposti. La sintesi, quando io ero alle superiori, è prendere il motore della 127, io sono perito meccanico, e smonta il motore della 127, metti tutti i pezzi del motore della 127 sul tavolo, li numeri, e dice vite a 456, no? Quella è l'analisi, e facendo analisi trovo dei pezzi del motore che, siccome stavano dentro il motore, non sapevo neanche che c'erano, no? Questo è mezzo processo. Poi il mio insegnante mi ha detto, mo rimonta il motore e rimettilo in funzione. E la figata imperiale è che io sono riuscito a montarlo e avanzare dei pezzi e funzionava. Quindi non servivano quei pezzi.
funzionava lo stesso, ok? In realtà è qualche vita, probabilmente non funzionava perché non era su una macchina, perché altrimenti sarebbe, no? La cosa interessante è che nell'ambito marziale giapponese non c'è una divisione mente-corpo, quella ce la siamo inventati noi, che dico, beh, questo è il corpo, e quando si ammala vado dal dottore, poi c'è la mia psiche, le mie emozioni, che sono qualcosa che c'entra con il corpo, però non sono il corpo, si manifesta attraverso il corpo, allora mi serve lo psicologo. Poi c'è il rapporto che ho con il mondo dello spirito, allora mi serve il prete, no? E categorizziamo, mettiamo le etichette, no? Questo è compito di questo è compito dell'altro. Nell'approccio olistico orientale sta roba non c'è. Quindi mente-corpo, cioè uno dice deve esserci una buona connessione mente-corpo, e di là ti rispondono, e come fa ad esserci? Sei nato con la mente e con un corpo allineato, poi se durante la vita... mi viene in mente una cosa che adesso non posso dire, però me l'avete intuita, fai cazzone variato e ti disconnetti, e vabbè, scusami, sei nato allineato, ti disconnetti, muori, centrati, solo che noi siamo abilissimi a disconnetterci e poi quando è il caso di rimetterci insieme non ci riesce più bene la faccenda, no? Allora, andiamo a prendere la tradizione dove ce la puoi insegnare. Di là dicono, vabbè, muovilo, muovi l'iceberg, e mentre muovi l'iceberg, quello che prima era sotto, poi va sopra. E quindi a forza di muovere l'iceberg, esamini anche quegli aspetti di te che tu non pensavi neanche di avere, ma che erano lì. E tra l'altro, come diceva prima la dottoressa, sono gli aspetti che, nel cui si sono formati i nodi. Perché quando io affronto una cosa che mi fa paura, magari io sto affrontando lo stesso trauma irrisolto psicologico di quando il mio amico dell'asilo mi ha rubato la merendina, solo che avevo 3 anni e lì non avevo gli strumenti per risolvere questa cosa qui, allora mi cacciano il cellulare e per una questione di ancora emotiva io mi ritrovo a quando avevo 3 anni e avevo perso la merenda. In realtà cosa succede? Che da quando avevo 3 anni ad adesso ho accumulato esperienza e quindi magari a 3 anni non riuscivo a gestire questo conflitto, ma adesso che ho 45 sì, quindi sciolgo il nodo che si era formato allora, ok? E come diceva prima Andrea, di solito davanti al conflitto facciamo 3 cose ancestrali, dimenticandoci che nel frattempo l'umanità è evoluta e quindi magari ha capito anche delle cose di sé, quindi scappiamo, combattiamo oppure facciamo le tartarughe. Bene, è interessante che anche se noi a livello fisico siamo molto animali, quindi quell'aspetto animalesco di noi c'è, il fatto di essere sanguigni e di avere delle pulsioni che sono pappa, cacca e poche altre cose del mondo, in realtà noi possiamo vivere la conflittualità in modo molto più integrante, molto più interessante sotto un punto di vista evolutivo. È in questo che una disciplina come l'Aikido fa il suo, che io ve lo dico francamente, io mi alleno tutti i giorni un X numero di ore, ma io una tecnica del 15° secolo alla posta non l'ho fatta mai. Quindi se io mi allenassi solo per poter applicare poi da qualche parte quello che imparo, forse farei meglio a smettere. Io mi sono sempre detto, io, se qualcuno mi tocca, probabilmente in qualche secondo potrei decidere di non farlo più stare al mondo, non ci andrebbe tanto, è molto più difficile non lederlo che fargli malissimo è facile. E mi sono sempre detto, metti che io studio arti marziali per tutta la vita e non mi rapina mai nessuno, io arrivo sul mio letto di morte con l'infermiera che mi mette e gli dico all'infermiera, scusi, mi dà una coltellata giusto per vedere se riesco a mettere in pratica quello che ho studiato. Quindi è evidente che il mio allenamento non può essere finalizzato a cosa mi succede per la strada. Sicuramente avrà anche come secondo impatto collaterale che se per caso, adesso che vado alla macchina, qualcuno mi vuole rubare il portafoglio, magari sono più sereno, rimango più centrato, mi faccio meno portare via dall'emozione perché sono abituato a stare sotto stress. Okay? Però non è che posso allenarmi per quello. In realtà il motivo dell'allenamento è molto più profondo ed è quello che diceva Sara, è quello che diceva Andrea, è quello che diceva lei. Cioè che io il conflitto lo uso per diventare una persona migliore
è per poter guardare quegli aspetti di me che sono scomodi e che, fortuna mia, gli altri mi mettono in mostra, specie quando non la pensiamo allo stesso modo, perché mi consentono di dire: ma quanto sono disposto io a mettere in discussione quello che avevo già dato per certo? E lì si scoprono tante cose, lì si scopre che noi abbiamo molta poca voglia di mettere, oppure noi fingiamo di avere una certa capacità di elasticità, salvo non toccarci nei nostri punti dolenti, dove se ci mettono un dito lì, quando lei prima diceva, no, suo marito sa oramai dov'è la fessura, quindi cosa dice? Come tua madre! Zac, no? A quel punto lì, se uno è veramente capace, in quel momento di conflittualità, a dire: oh, 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 quello che viene fuori da me, quello che mi verrebbe da dire, in che cosa parla di me? Ecco, quello è una vera occasione di rendere un conflitto un'occasione di miglioramento. Da questo punto di vista qua, se riesco a fare questo click, io il conflitto lo ringrazio che è venuto, e se distruggo lo specchio nel quale posso guardarmi, ho fatto un'operazione imbecille. Mentre nelle arti marziali, tradizionalmente, io devo un enorme rispetto al mio avversario, e in Aikido, se per difendermi lo ferisco, ho fallito. Cioè, anche se io sopravvivo incolume e l'altro è ridotto con una spalla lussata, ho fallito. Ok? In questo è difficile l'Aikido. È molto più facile dire: vabbè, io non ti volevo fare del male, però hai cominciato te. E uno dice: ascoltami, ma se tu non credi nella violenza, perché? E dice: vabbè, però non l'ho voluto io. Dice: no, aspetta, ma se tu non credi nella violenza, perché pensi che se portata all'estremo poi hai l'autorizzazione a diventare violento? Eri tu quello che non credevi nella violenza. Quindi devi riuscire a toglierti le castagne dal fuoco senza diventare quello che non vuoi essere. E in questo sta la difficoltà della disciplina. Però è possibile, fidatevi, non possiamo praticare questo, se non è possibile, è possibile utilizzare il conflitto per connettersi al conflitto. Entrambi hanno detto: affrontare il conflitto non vuol dire combatterci, vuol dire mettersi di fronte. Quindi dire: sei qui, non metto la testa sotto la sabbia perché è scomodo vedere che ho il problema. E sperimentare la curiosità. La curiosità è una delle leve più potenti che ha l'umanità, e la prima volta che un fulmine è caduto dal cielo e ha incendiato un albero e l'uomo primitivo ha avuto paura, probabilmente tutti sono scappati via, ma uno, diverso dal solito, secondo me era uno fatto come noi che siamo qua, ha detto: un attimo, è bellissimo, e poi è scappato, no? Però per un secondo la curiosità di vedere che cosa c'era dietro quel fenomeno sconosciuto, e quindi di non vivere l'ignoto solo come un problema, ma anche come una potenziale risorsa, perché effettivamente, che cosa ne so? Ma lui mi vuole tirare un pugno in faccia. Vabbè, è una cosa che non ho mai visto nella vita, ma cosa ne so che io, non dico dopo che lui me l'abbia tirato, però che ne so che da questa cosa nasca per forza solo qualcosa di negativo? Se riesco dopo vi faccio un esempio, non nascono cose negative, anzi nascono cose interessanti. Arriva la creatività, per cui la possibilità di dire: ma vuoi vedere che io nel conflitto facevo cilecca perché mi dicevo che ero flessibile come un barbapapà e invece era un blocco di granito, e siccome era difficile ammetterlo, davo all'altro tutta la responsabilità che invece era la mia, ero io che non volevo cambiare. Perché se io sono disposto a cambiare un po', come il gallo del vento che sente da che parte tira il vento e si armonizza, vuoi vedere che l'altro perde parte della sua efficacia? Perde parte della sua efficacia. Non riesce più. Lo sapete che non si può litigare con uno che ha deciso di non litigare con voi? Non è possibile. È come su una scacchiera. Nel momento in cui gioco, solo perché gioco, ho già influenzato l'altro. Quindi se vi telefonano e vi dicono: Roberto, però non si fa così perché io da lei mi aspettavo, e tu dici: ah, buongiorno anche a lei, e dall'altra parte dici: cosa gli rispondo a uno che non coglie pretesto? E lo smuovo, è come bucare un palloncino.
allora anche io ho la possibilità di fare quello che in ambito psicologico si chiama lo sciogliere il conflitto, oppure il farlo crescere. L'escalation del conflitto si chiama, no? Quindi da una cosa piccola, cretino, stupidotto, cretinetti, figlio di, guarda che t'accoltello, allora io ti sparo col bazooka e io non ho un carro armato. Però questo non è una grande strada, anche perché le discipline marziali tradizionali, fuori dall'aikido, se tu prendi uno per la strada e lo devasti, perché lui ti voleva obiettivamente fare del male, quindi tu ti sei solo difeso, adesso c'è la legge sulla legittima difesa, quello non tiene conto di due cose, principalmente due. La prima è che a livello giuridico tu passi in un secondo dalla parte del torto, in un secondo. No? Questa è la ragione per cui ai poliziotti, a cui io le forze dell'ordine, ogni tanto faccio formazione alle forze dell'ordine, insegnano a fare delle tecniche che non facciano vedere gli effetti, cioè non ci devono essere traumi, perché se ci sono traumi, quelli là dicono, adesso mi hanno portato dentro e mi hanno fatto un cesto così. E quindi il poliziotto viene messo sotto accusa. Basta una telecamera, basta uno che col telefono riprenda non quello che il malvivente voleva fare al poliziotto, ma quello che il poliziotto fa al malvivente, e quel poliziotto lì fa anche grani. Okay? Seconda cosa, anche se riuscissi a devastare una persona e a non essere visto da nessuno, io ho una frattura dentro di me. Perché a nessuno di noi fa piacere pensare di avere fatto male a un altro essere vivente, anche se proprio in situazioni estreme. Quindi non è una soluzione quella di dire tu vuoi prevaricarmi e io per questioni di salvarmi la vita, allora prevarico te. Non è questione. Solo che per stare alla pari bisogna sviluppare un carattere più forte, perché è molto difficile stare alla pari. L'umanità tende o a stare sotto e a dire appoggio pure la tua scarpa qua, oppure a dire adesso allora appoggio io la mia scarpa lì così tu non appoggi la mia. E invece l'aikido insegna a dire, io ho fatto analisi transazionale semplicemente perché è la forma di psicologia più simile all'aikido, che dice tu vai bene, io vado bene, cosa possiamo fare insieme? Partendo dal presupposto che tu sei già ok. Quindi quando uno arriva ad affrontarti, tu gli dici, il problema non sei tu, è come fai tu il problema. Tu non sei il problema, tu sei ok. Sei ok esattamente come sono io. Quindi, io non sono contro di te, io sono contro il fatto che tu mi vuoi dare un pugno in faccia. Sono due cose diverse, me le prendo personalmente. Ultimo. Bene, si vede, sperimentalmente, che se io accetto questa possibilità di stare nell'occhio del ciclone, mi posso fare malissimo a stare lì. Però sento più come sono fatto nelle parti di me che non si vedono, ma che riesco a specchiare nell'altro. Quello che di solito gli faccio recitare la parte del cattivo, che in realtà non sono altro che quella parte di me che io non ho ancora capito che c'è. Quindi quando io emergo dal conflitto è come se avessi fatto un upgrade, è come se io mi percepissi meglio, la parte sotto dell'iceberg fosse più piccola. Poi ho imparato a rimanere rilassato sotto stress, e questa è una cosa che per la nostra società non è banale, anche perché tutti viviamo nello stress. E cosa facciamo noi, a volte in modo imbecille? Siccome ho un'attività lavorativa che mi ciuccia anche l'anima, ho 2 settimane all'anno di pausa, vado a portarmi lontano dallo stress. Poi arrivi a Kathmandu e c'hai il tizio vicino di ombrellone che ti fuma. E tu dici, ma io non lo voglio lo stress, io lo voglio lasciare a Torino lo stress. Ma lo stress ti segue semplicemente perché è dentro di te. Quindi tu non puoi allontanarti indefinitamente dallo stress. Te lo ritrovi. Siamo un sistema olistico, quindi se tu odi l'est e vai troppo a ovest, fai il giro e torni ad est. Non puoi più di tanto, da dove scappi? Siamo su una palla che gira nello spazio, sta tutto lì, no? Se tu dici, oh, voglio andare verso il freddo, lui parlava di superamento di sistema duale, voi non avete mai pensato che quando mettete una mano nella neve, la mano poi cosa fa? Ah? Brucia. No,
come brucia, come sarà la neve. Perché quando vai tanto verso lo yin, spunta lo yang. O quando vai tanto verso lo yang, spunta lo yin. Quando arriva la febbre, aumenta la temperatura e quindi voi avete i... Ma come i brividi? I brividi si hanno quando uno ha freddo, tu sei caldo. Perché? Perché noi siamo una realtà non duale. E perché dovremmo essere duali quando ho un altro che mi affronta? Siamo sempre nello stesso sistema non diviso. Non diviso se esamino il sistema. Se lo prendo dal mio punto di vista è divisissimo. Io sono io e lei. Ma se io mi guardo nel sistema io più lei, se io mi guardo nel sistema aggredito più aggressore, quello è un sistema equilibrato, è un sistema pieno di yin e pieno di yang. Il casino è quando io voglio dividere lo yin dallo yang. Il taoismo ci dice che non è possibile, ma quando tu dividi due pile, due poli della pila, ottieni due pile più piccole. E quando tu dividi ancora i poli, ottieni quattro poli. Non è che si può dividere il polo più dal polo meno della pila. È così nella vita. Pazzo, puoi dire un secondo? Ma tanto è uguale. Ma se c'è la maglietta prima, zero confusione. C'è la maglietta zero confusione. Spostiamo, dobbiamo spostare qualcosa. No. Creiamo un micro conflitto. Il mio micro conflitto è che io voglio andare di là. Lui vuole venire di qua. E mettiamo tensione. Tensione. Questa è forza contro forza. Guardate cosa succede se mi rilasso. Cosa ha fatto lui? Si è modificato. Di nuovo. Guardate cosa succede se mi rilasso. Io mi sto... Non è che sto spingendo di più, eh. Lui sta spingendo ancora. Spingi, spingi. Spingi. Non è che sto applicando una magia. Sto dicendo, cosa facciamo? Facciamo la gara a chi spinge più forte? E allora è una questione di chi dei due è più forte. Ma se io lo ascolto e lo accolgo, e lui spinge e io lo accolgo, va a finire così. E adesso se spinge si fa un tombino tanto, io non sono preoccupato di questo. Quindi il solo fatto di rilassarsi e percepire meglio il sistema fa sì che il conflitto tenda ad autorisolversi. Quindi non devo neanche sapere come risolvere il conflitto si autoappiana, perché mentre adesso qui c'è lo yin e qui c'è lo yang, qui c'è il bene, lì c'è il male, qui c'è il maschio e qui c'è una femmina, adesso boom, siamo insieme, qui siamo copresenti, qui siamo un unico sistema. Quindi quando lui fa qualcosa, quando lui fa qualcosa, il sistema lo avverte. Il sistema lo avverte. Lui non può sorprendermi, perché quando prova a sorprendermi, il sistema lo avverte. E lui si va ad auto aggrovigliare, perché io gli sto facendo da specchio. Quindi lui fa da specchio a me e io faccio l'upgrade. E io faccio da specchio a lui e lui fa l'upgrade. Quando abbiamo finito, siamo tutti e due incolumi, perché io ho rispettato lui, e lui, anche se non avesse voluto rispettare me, tanto non è riuscito a prevaricare, e tutti e due andiamo a casa con un valore aggiunto legato dal fatto che uno scontro è diventato un incontro. Quindi arricchente. Quello che diceva prima la dottoressa quando parlava di solitudine, è perché nell'incontro con gli altri, io quest'oggi scrivevo un articolo che probabilmente pubblicherò lunedì prossimo, che parlava di Ikikomori. Ikikomori è il fenomeno del ritiro in casa, nato in Giappone come nome, ma adesso diffuso in tutto il pianeta, no? Cos'è Ikikomori? È qualcuno che dice, siccome io sono fatto così e non mi specchio più nella società, mi rinchiudo in una specie di clausura auto, no? E beh, perché? Perché nel momento in cui tu senti l'altro è come se fossi nudo davanti all'altro, quindi l'altro un po' sente te e tu un po' senti l'altro, no? È come se ci mischiassimo. È ovvio che questa cosa qui è molto spiazzante, perché magari ci sono degli aspetti di me, quelli meno socialmente semplici da condividere, che non voglio far sentire agli altri, vorrei tenermeli per me, mentre nel momento in cui accetto il rapporto, ahimè, passa tutto.
passa la mia parte bella, ma passa anche la parte di me che io non vorrei che passasse, no? Però se ho il coraggio di stare in rapporto e di starci alla pari, alla fine io posso dire, beh guarda, non sono perfetto, ma perché lui lo è? No. E perché conoscete qualcuno che lo sia? No. Allora facciamo una cosa, ciascuno di noi dà il proprio contributo così come può, dà del meglio di sé, come diceva prima, ci prova, porge la mano, e già solo questo atto di aprirsi davanti al conflitto in genera apertura nell'altro. Quindi mi chiudo davanti al come si fa a vedere? Ah. Mi chiudo davanti al conflitto, ok? Guardate cosa fa lui, riesce a spingermi, perché è come se io volessi finire qua. Io finisco qua e dico no, okay? Guardate cosa succede se mi apro al conflitto. Guardate cosa succede se oltre a aprirmi al conflitto entro dentro di lui, che adesso lui non può più fare nulla perché sono il suo specchio, okay? Semplicemente, quindi non mi interessa neanche riempirlo di botte, non può fare niente. Cioè mi viene a dire, sa, andiamo a prenderci qualcosa al bar e continuiamo la nostra relazione che magari non è partita bene, ma può finire molto meglio di come è partita. E arriva il terzo. È sempre così nel conflitto, no? Arriva il terzo e mezzo. Intanto grazie che non l'hai fatto con me. Devo dire, visto che l'ha portato qualcun altro, non l'abbiamo portato nell'istituto, lo utilizzo sul cinale, perché uno dei concetti con i quali io chiuderei questa serata è proprio stato il concetto che il professor Grandi ha citato al Salone del Libro come finale, cioè il concetto di gratitudine, che credo che sia proprio, comunque con tutti i nodi che ci porteremo sempre, augurandoci che diventino dei nodini sempre più piccoli e che non inceppino il percorso di costruzione della nostra persona, comunque diventa il concetto più sano in assoluto. Credo che questa sera tutti l'hanno espresso, come l'altro, il conflitto, la ferita, cioè dobbiamo a tutto ciò gratitudine, e anche a voi, davvero di cuore. Grazie.